Santa Teresa d'Avila era una suora spagnola, cofondatrice insieme a San Giovanni della Croce dell'austero ordine dei Carmelitani Scalzi. Era una mistica, poiché riteneva che fosse possibile raggiungere la comunicazione diretta o l'unione con Dio solo attraverso l'intuizione, l'estasi o l'illuminazione, al di là dei consueti processi fisici o mentali. Nella sua autobiografia descrive un incontro con un angelo che impugna un lungo dardo d'oro che sulla punta di ferro mi sembrava avesse un po' di fuoco. Pareva che me lo configgesse a più riprese nel cuore, così profondamente che mi giungeva fino alle viscere. Il dolore della ferita era così vivo che mi faceva emettere quei gemiti di cui ho parlato, ma era così grande la dolcezza che non era da desiderarne la fine. È questo l'episodio rappresentato dalla scultura di Bernini presso Santa Maria della Vittoria, una chiesa romana costruita per i Carmelitani Scalzi. L'artista si imbarcò in un'impresa difficile, quella di realizzare con il marmo un'esperienza così particolare e personale. Il risultato fu un trionfo, riuscendo a comunicare con la perdita dei sensi della santa, il fluente drappeggio e l'ambientazione drammatica un'immagine di esaltazione interiore. L'estasi di Santa Teresa è spesso considerata il supremo capolavoro di Bernini. Molti altri hanno tentato di raffigurare lo stato mistico e alcuni hanno provato a fissare nelle loro opere le proprie esperienze, ma nessuno è riuscito a eguagliare Gian Lorenzo Bernini. Nonostante fosse un uomo profondamente devoto e con questa estasi volesse comunicare un'esperienza spirituale, ai nostri occhi il rapimento della santa assume l'aspetto di un'estasi sessuale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!